Ciao e bentornati su Mystery Ricappe Dita. Oggi andrò a spiegare una commedia d'azione cinese intitolata Kung Fu Dunk. Attenzione spoiler! Buona visione! Un senzatetto che dorme vicino a una discarica viene svegliato dal rumore del pianto di un bambino. Si accorge che qualcuno ha abbandonato un neonato nel cassonetto. Vuole aiutare il bambino, ma riesce a malapena a prendersi cura di se stesso, così lo porta in una scuola di Kung Fu. Il maestro apre un libro sul Kung Fu, che è stato trovato con il bambino. Decide che il ragazzo diventerà un grande maestro di Kung Fu in futuro, e lo accetta come discepolo. 5 anni dopo, il piccolo Fang Shiji sa tutto sul Kung Fu, perché è l'unica cosa che gli è stata insegnata da quando ha imparato a camminare. Il maestro lo tratta come suo figlio, motivo per cui è triste per la decisione che sta per prendere. Una notte, dice a Fang che se qualcuno impara l'arte del Kung Fu sinceramente, alla fine potrà imparare a tornare indietro nel tempo. Afferma di aver adempiuto il suo scopo nella vita, e spera che Fang faccia lo stesso. Detto questo, si congela a morte, usando un'antica tecnica di Kung Fu. Fang riesce a malapena a capire cosa sta succedendo. Corre verso il cadavere del maestro, chiedendogli di tornare in vita. Quel giorno impara una lezione preziosa sulla vita e la morte. Passando a diversi anni dopo, Fang ora è un giovane che lavora ancora nella scuola di Kung Fu, ma dopo la morte del maestro, la sua vita non è stata facile. Viene trattato come un sacco da box dai nuovi maestri, per insegnare agli studenti della scuola. Poiché è un orfano, nessuno lo rispetta o lo ama. Fang accetta tutti gli abusi che deve affrontare, pensando di essere in debito con la scuola di Kung Fu. Una mattina, il capo maestro chiama Fang sul campo per eseguire una nuova tecnica su di lui. Questa volta, Fang indossa un giubbotto di ferro Shaolin sotto i vestiti, per non sentire i pugni del maestro. Tuttavia, quando viene scoperto, l'uomo gli nega il cibo e lo caccia fuori per la notte. Senza un posto dove andare, Fang arriva vicino al fiume, e getta delle lattine in un bidone per passare il tempo. Non ne manca nemmeno una, e ciò sorprende un vecchio che lo guarda di nome Vanli. L'uomo pensa che debba essere facile e cerca di lanciarne una lui stesso, e solo allora si rende conto che Fang deve essersi allenato per anni per essere così preciso. Quando Vanli scopre che Fang ha fame, gli fa un'offerta. Se riuscirà a far atterrare una moneta nella bocca del vecchio da lontano, promette di offrirgli un pasto. Fang lo fa senza sforzo, sorprendendo ancora di più Vanli. Lui porta quindi il ragazzo in un costoso ristorante a 5 stelle, che è completamente fuori dalla portata di Fang, ma si scopre che la figlia di Vanli lavora in cucina e riesce a portare cibo per entrambi. Si godono quindi il pasto insieme, sul retro del ristorante. Più tardi, i due vanno in un casinò e giocano a freccette. Fang mette a segno ogni colpo con precisione, e ciò fa pensare al proprietario che stiano barando. Il direttore del casinò, fratello Wu, cerca di cacciarli fuori, ignaro che Fang è una cintura nera addestrata nel Kung Fu. Segue una lotta, in cui Fang sconfigge facilmente tutti gli uomini di Wu. Entro la fine del combattimento, il casinò è in rovina. Per vendicarsi della perdita, il sadico proprietario del club, Wing, scopre tutto su Fang e va alla scuola di Kung Fu. Paga al maestro una grossa somma di denaro e compra l'intero posto. Fang viene quindi portato davanti a tutti e gli viene chiesto di essere picchiato. Siccome non può andare contro gli ordini del maestro, sopporta gli abusi il più a lungo possibile, ma viene comunque espulso dalla scuola. In serata, Fang va a incontrare di nuovo Vanli e gli racconta tutto quello che è successo. Vanli ha pianificato qualcosa per Fang e gli chiede se può giocare a basket. Sebbene scettico, Fang è disperato nel fare qualsiasi cosa per guadagnare dei soldi. Mette alla prova le sue abilità lanciando una palla nel cestino a diversi metri di distanza con la massima precisione. Vanli parla con delle conoscenze e organizza un incontro con il preside di un college, la cui squadra di basket ha bisogno di un buon giocatore. Il preside accetta di accogliere Fang e organizza una conferenza stampa il giorno successivo. Essere al centro dell'attenzione è strano per il ragazzo, ma è felice di essere accolto in una nuova organizzazione. All'improvviso, una ragazza di nome Lily si oppone alla sua ammissione. È la sorella del capitano della squadra, Ting Wei, e vuole che lui approvi Fang prima di essere portato nella squadra. Ting Wei è un fuoriclasse, ma è un alcolizzato. Anche da ubriaco, fa una schiacciata e dimostra le sue abilità. A Fang viene data una palla e gli viene chiesto di fare lo stesso. Lui la lancia da diversi metri di distanza e fa canestro. Dopo che il suo potenziale è stato testato, viene ufficialmente accolto nella squadra. Quella sera, Fang va al suo primo allenamento, ma sembra che nessuno sia felice di averlo in squadra. Dopo l'allenamento, trova Ting in macchina a bere in pieno giorno.
Fang presume che il capitano sia arrabbiato con lui e gli chiede di picchiarlo per lasciare andare la sua rabbia. Pensa che sia un modo plausibile per rilasciare la rabbia, perché il maestro faceva lo stesso. Ting, tuttavia, pensa che l'idea sia assurda. I due parlano per un po' e scoprono molte somiglianze tra loro. Il giorno successivo, Ting viene presto ad allenarsi, cosa che di solito non fa. Parlare con Fang il giorno prima ha riaffiorato la sua repressa passione per la vittoria. Lily non può quasi credere che suo fratello sia in anticipo per una volta. Ci viene quindi presentato il miglior giocatore della squadra, Lan. Lily ha una grande cotta per lui, ma viene sempre messa da parte poiché Lan ha molte spasimanti. Lei lo presenta a Fang e i giocatori condividono una breve chiacchierata. Nella scena seguente, la loro squadra sta giocando la prima partita del campionato. Dato che Fang è un nuovo giocatore, viene lasciato in panchina. Per il primo tempo di gioco, la squadra gioca mediamente. Alla fine, Ting è stanco e dolorante, così Van gli insiste affinché Fang lo sostituisca negli ultimi minuti di gioco. Fang inizia a giocare, ma a differenza di quello che avevano tutti pensato, gioca malissimo. La squadra sta per perdere per colpa sua, fino a quando non segna un canestro finale e ribalta il gioco. Vincono la partita, ma Fang capisce che deve esercitarsi di più per essere bravo come gli altri giocatori. A partire da quel giorno, si allena con i suoi compagni di squadra durante il giorno e si incatena a un autobus in corsa di notte per aumentare la sua resistenza. Lily fa sempre il tifo per lui durante gli allenamenti e lo sostiene con amore. Lentamente, Fang inizia a innamorarsi di lei. L'aspetta fuori casa per ore, le invia foto divertenti di se stesso e si impegna molto per impressionarla. Dopo un mese di allenamento, Fang va da Ting perché vuole imparare a schiacciare. Tuttavia, Ting pensa che dovrebbe imparare a camminare prima di iniziare a correre. Di notte, quando non c'è nessuno in giro, Fang pratica la schiacciata, ma si fa male nel processo. Il giorno seguente ci sono i quarti di finale del campionato. Prima della partita, il capitano della squadra opposta prende in giro Fang per essere un orfano. La partita inizia, ed è subito a loro favore. Segnano canestri dopo canestri, la maggior parte dei quali sono assistiti o segnati da Fang. Tutto va bene, fino a quando non prova a fare una schiacciata, ma invece sbatte sul canestro. Nonostante ciò, la squadra vince comunque la partita. Anche tutte le partite che seguono vengono vinte da Fang e dalla squadra. Diventa il nuovo giocatore emergente, e il discorso della città. Una notte, la squadra va in un club per festeggiare. Quando Fang è solo, un ragazzo di un'altra squadra di basket di nome Lee si avvicina a lui. Secondo Lee, Fang sta sprecando il suo potenziale stando nella squadra sbagliata e vuole che si unisca alla squadra della Fireball University. Dopo avergli offerto un biglietto da visita, Lee va a incontrare il suo sponsor, che si scopre essere il proprietario del casinò, Wing. Si scopre che Lee era il migliore amico e compagno di squadra di Ting, ma ha tradito la loro squadra un giorno prima delle finali e si è unito alla Fireball University a causa di Wing. Ciò ha fatto perdere alla loro squadra l'ultimo torneo e a sua volta ha reso Ting un alcolizzato. L'università Fireball è famosa per aver rubato buoni giocatori da altre università per il proprio bene. Ecco perché vogliono Fang così disperatamente. Lily ha paura che anche Fang lasci la squadra come Lee, ma lui le assicura che non li tradirà mai. È quindi il giorno della partita finale tra la squadra di Fang e la Fireball University. Gli avversari non giocano in modo equo e feriscono la maggior parte dei compagni di squadra di Fang. Anche l'arbitro è stato corrotto da Wing, quindi non viene intrapresa alcuna azione contro la squadra. Il capitano e Lan devono essere messi in panchina a causa degli infortuni. Nonostante ciò, Fang da solo dà agli avversari una dura competizione. Usa la sua conoscenza del Kung Fu per utilizzare il piano di gioco degli avversari su di loro. Tuttavia, la Fireball sta vincendo 18-2. All'improvviso, qualcuno interrompe l'alimentazione dell'arena, causando il rinvio della partita. Nella scena seguente, Vanli e Fang sono insieme fuori dall'università. Fang sente come se i suoi genitori fossero nell'arena durante l'ultima partita, ma non ha modo di confermare il suo sospetto. Proprio in quel momento, il direttore del casinò, fratello Wu, si avvicina a loro. Si scopre che ha litigato con il proprietario, Wing, e vuole dargli una lezione. È stato lui che ha interrotto l'alimentazione nell'ultima partita. Scommette 5 milioni di yuan su Fang e lo esorta a vincere la prossima metà della partita. Tuttavia, poiché la maggior parte dei suoi compagni di squadra sono infortunati, probabilmente perderanno. Gli insegnanti della scuola di Kung Fu vanno a trovare Fang e gli augurano buona fortuna. Lui chiede loro di unirsi alla squadra, ma siccome la loro scuola è di proprietà di Wing, non possono andare contro di lui. Nella scena seguente, vediamo Lan e Lily insieme. Lily gli confessa i suoi sentimenti
Malan dice che è ancora innamorato della sua ex fidanzata. Quando ha il cuore spezzato, Fang rimane al suo fianco e promette di esserci sempre per lei. Arriva poi il giorno della partita finale. Fang non ha speranza di recuperare la partita, poiché la maggior parte dei suoi compagni di squadra non sta giocando a causa dei loro infortuni. Poco prima dell'inizio del match, arrivano i suoi insegnanti, che confermano che sono disposti a giocare con la squadra. Gli avversari protestano, ma viene rivelato che gli insegnanti hanno già fatto tutte le scartoffie e sono ufficialmente autorizzati a giocare. Usando molte tecniche di Kung Fu che hanno imparato nel corso degli anni, riescono a dare filo da torcere alla Fireball. Un insegnante usa gli aghi di agopuntura per fermare l'arbitro dall'interrompere il gioco per motivi non validi. Un altro insegnante usa una tecnica di controllo aereo per spingere la palla secondo il suo desiderio. Nel frattempo, Fang segna diversi canestri. Quando Wang vede che la sua squadra sta perdendo, chiama i suoi scagnozzi per combattere gli insegnanti. Loro interrompono il gioco e attaccano i rivali, ma vengono sopraffatti dagli esperti di Kung Fu. Il gioco viene interrotto a causa del trambusto. Quando ricomincia un po' più tardi, si riuniscono anche là nelle persone che si sono infortunate nell'ultima partita. Li è sorpreso su come si siano ripresi così presto, e la risponde che il Kung Fu non solo difende, ma anche guarisce. Ora, alla squadra di Fang manca solo un canestro per vincere il torneo. Lui lancia perfettamente la palla negli ultimi secondi, ma l'arbitro corrotto la ferma dall'entrare nel canestro. Ha chiaramente barato, ma afferma che le sue parole sono assolute. Disperato per aver perso, Fang ricorda ciò che il suo maestro gli ha insegnato molto tempo fa, ovvero che se si impara l'arte del Kung Fu sinceramente, alla fine si può imparare a tornare indietro nel tempo. Ricorda le mosse del maestro realizzate prima della sua morte, e le imita. Pochi secondi dopo, tutto intorno a Fang si blocca, e il tempo torna a 5 minuti prima. Questa volta, quando prende la palla, non tira direttamente al canestro, ma la passa a Ting. Alla fine, segna prima che l'arbitro possa fermarlo, e la squadra vince il torneo. Pochi giorni dopo, Fang è fuori dall'università, mentre firma autografi per i suoi fan. Proprio in quel momento, una donna viene a cercarlo, e rivela che suo padre biologico è un uomo ricco. Fang incontra l'uomo, e scopre che anni prima era inseguito da una donna che voleva uccidere lui e Fang. Per salvare quindi Fang da lei, ha lasciato il bambino vicino ai senzatetto, ed è volato in un altro paese. Nel corso degli anni, ha fatto un sacco di soldi, e vuole che ora Fang rimanga come suo figlio. Il padre e il figlio si riuniscono e se ne vanno, lasciando Vanli da solo. Aveva trattato Fang come suo figlio negli ultimi 2 mesi, il che rende Vanli triste perché Fang non gli ha parlato prima di partire. Vanli va al ristorante in cui lavora sua figlia, ancora deluso da Fang. Improvvisamente, il ragazzo appare e dichiara che Vanli è il suo vero padre, perché ha visto il potenziale in un perdente come lui. Il film finisce mentre decidono di continuare a lavorare insieme, per guadagnare un sacco di soldi. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!